In mostra alla Galleria Angelica di Roma, nel centro storico della capitale, una mostra dedicata da alcuni degli artisti di Laboratorio H, il progetto televisivo di Blue Star International, dal 6 al 16 settembre 2024, curata da Giorgio Barassi e Roberto Sparaci. Una galleria prestigiosa a due passi da Piazza Navona, ben 13 artisti la cui notorietà è stata rinforzata dal lavoro televisivo. Diversi nel modo di esprimersi ma uniti dal senso del gruppo, una combinazione che mette in primo piano la qualità delle opere per affrontare un pubblico importante in uno dei punti più frequentati della città eterna. Tutte le caratteristiche dei singoli artisti sono assolutamente al centro delle motivazioni per una mostra collettiva che conferma quanto già organizzata con successo negli anni da Blue Star. Acu, Bollani, Cervellati, Colui, Durante, Gallingani, Coverec, Laurenti, Masia, Modelli, Schiavon, Tani, Trentacoste. Ecco i nomi dei partecipanti in rigoroso ordine alfabetico. Sono in mostra le opere in grado di rappresentare degnamente l'attività di ciascuno dei partecipanti, che offrono un panorama variegato e ricco di pittura e scultura. Dalle interazioni di Acu, figure e segni intriganti che guardano la società e all'intimo sentire umano, agli amati noti sacchi lavorati da Giuseppe Trentacoste, dalle immagini prese dal multimediale e trasformate in delicate variazioni di colore e segno di Bollani, ai fiori di Alessio Schiavon, ormai noto come Alessio dei Fiori. E così in mostra ci saranno le garbate materiche elucubrazioni cromatiche ed informali di Cervellati, il concettuale intrigante di Colui con il tema del tempo personale, la sua ricca poliedricità, le espressioni di segno e colore, sempre più apprezzate, di Anna Maria Tani, l'esclusività e l'unicità delle sculture in fibra di carbonio di Sergio Durante, il serraglio degli animali policromi in terracotta smaltata di Elena Modelli, il metarealismo di Alberto Gallingani, nome altisonante dell'astrattismo italiano, le geometrie fascinose e policrome di Piero Masia, il garbo costruttivo delle romantiche operazioni artistiche di Aleardo Coverec, la metafisica ed il surrealismo della pittura ricca di Maurizio Lorenti, un panorama che offre una vasta scelta per collezionisti ed appassionati. Una ricchezza di opere ed autori che rappresenta bene lo spirito del progetto Laboratorio H, rivolto alla promozione e alla diffusione delle qualità di artisti dall'attività ormai matura e apprezzata. Giorgio Barassi lo ha definito capitano di questa collettiva dove vede 14 artisti in mostra. Io le chiedo subito, in qualità appunto di capitano, le sue sensazioni e quali sono le opere che ha portato quest'oggi qui in mostra. Sono lì, le opere sono delle opere molto significative perché appartengono a vari periodi della mia vita, tra cui anche l'ultima, che voleva essere un omaggio anche per i nostri amici di questa società. Per quanto riguarda La mostra di quadri, è sempre qualcosa di affascinante, che coinvolge sia pittori, sia pubblico, sia qualcosa che ci porta dentro. Però l'importante è capire che ogni opera, ogni quadro ha una sua caratteristica particolare, e quella caratteristica che va capita e portata avanti. E finalmente c'è una collettiva con artisti di un certo livello, come deve essere e come era un tempo. Il luogo è bellissimo perché è proprio al centro di Roma, il passaggio c'è, è molto bella la galleria. Le mie opere sono varie perché io, come più o meno chi mi conosce sa, non faccio sempre su uno stesso stile, vado a sensazione e quindi ho portato delle cose materiche, figurative, che riguardano la metropoli industriale e poi altro, i miei famosi cerchi,
non mi ricordavo che cosa avevo. Sono contento di essere alla Galleria Angelica con altri colleghi molto bravi e presento le mie due opere, che sono un 30 febbraio del 1986, quando nacque questo 30 febbraio, e un 30 febbraio del 2024. 30 febbraio perché? Perché 30 febbraio è la proposta per la giornata mondiale del tempo personale. Questo tempo personale che spesso ci sfugge, ma che in realtà dobbiamo recuperare. Il tempo personale è quello più importante ed è il nostro. Nel percorso di un artista ci sono dei momenti che, importanti, che rappresentano un po' un punto cruciale, una sorta di spartiacque, no? Tra il prima e il dopo. Prendere parte a una mostra come quella di oggi rappresenta sicuramente una consacrazione, un punto d'arrivo, ma anche un punto di partenza verso nuovi obiettivi, verso nuove prospettive. Io prendo parte alla mostra di oggi con tre dipinti che rappresentano un po' l'ultima fase della mia produzione che è incentrata sull'analisi delle interazioni umane. Questi ultimi dipinti, diciamo che l'interazione non è rappresentata più soltanto con gli intrecci di linee, ma anche con sovrapposizioni di ampie aree cromatiche o accostamento di aree cromatiche. Che dire sulla mostra? È una gran bella mostra, ben costruita, ben strutturata, con tante opere importanti, bravi artisti, merita di essere visitata. Ho portato le opere, le mie ultime opere, perché la mia prima fase è molto più classica e ho voluto fare un passaggio verso un'astrazione, per cui ecco queste figure esili realizzate sia in resina, molto spesso resina trasparente, in modo da far trasparire la luce attraverso il colore che viene inserito dentro, e le opere di anche quelle di bronzo e le ultime, che sono le ultimissime, che sono quelle di terracotta smaltata o terracotta semplice, perché la terracotta ha un suo significato profondo e quindi questo per me è una fonte di grande ispirazione. La mostra nasce dall'esigenza di offrire agli artisti del progetto Laboratorio H una prestigiosa occasione a Roma, ed è proprio la verità del lavoro di questi validi artisti a rendere interessante la mostra, che rappresenta il valore espressivo di autori ed estrazioni ed ispirazioni diverse, un ricco sguardo sulla pittura e sulla scultura italiana in grado di rendere bene non solo l'idea della creatività di ciascuno degli artisti, ma anche quel diverso sentire di un gruppo in grado di rappresentare degnamente proprio l'ampiezza e l'abbondanza delle proposte a vantaggio di chi ama l'arte italiana. Devo dire che è andata abbastanza bene, insomma, non ci possiamo lamentare, eh? Devo dire che abbiamo avuto un giusto riscontro, malgrado chiaramente il caldo che sta facendo, che devo dire dà delle difficoltà un po' a tutti quanti, insomma, ma Roma è comunque la città per antonomasia per l'arte, e a due passi da Piazza Navona, con attaccato abbiamo la Madonna dei Pellegrini, insomma, che è una cosa sensazionale. Vale la pena fare un giro a questa prestigiosa location. Che devo dire, Giorgio? Beh, insomma, tu che hai fatto 100.000 mostre nella tua vita, una mostra vicina a Caravaggio non l'avevi mai fatta. Cioè sì, l'abbiamo fatta, ma insomma, così vicino, insomma, così vicino, voglio dire. Via di Sant'Agostino 11, chiesa di Sant'Agostino, Roma, due passi da Piazza Navona, 14 artisti di Laboratorio H. La qualità è grande, noi ci siamo messi con Gallingani alle spalle, che insomma, voglio dire, è uno degli altri rappresentanti dell'attantismo italiano, però c'è di tutto, c'è la pittura, c'è la scultura, c'è la fibra di carbonio, la terracotta, la resina, il bronzo, veramente molto molto ricca. Ricchissima. Beh, ricchissima. Quello è il bello delle mostre. Il bello di queste collettive, come dicevi già prima nella presentazione, è proprio quella di racchiudere per un pubblico sempre più attento a questo genere di esposizioni, fortunatamente per noi, di racchiudere appunto un'ampia scelta
Come si faceva una volta. Bravissimo. Che è quello a cui noi ci siamo dedicati da 5 anni a questa parte, perché ricordiamolo che fra un mese sono 5 anni di Laboratorio H. Io sono molto soddisfatto. Molto soddisfatto. Anch'io. Promozione e diffusione di artisti che hanno bisogno di essere conosciuti, perché sennò facciamo sempre i soliti nomi. Allora, i soliti nomi va bene, d'accordo, però vediamo anche gli altri all'opera. E qua ci sono opere molto scelte. Sì, basta, sono non diciamo niente. Vogliono venire? Devono venirla a vedere. Dove devono andare? Galleria Angelica. In via di Sant'Agostino 11 a Roma, a 2 passi da Piazza Navona, dal 6 al 16 di settembre. Cioè. 10 giorni di arte assoluta, in un posto prestigioso. Ci trovate a noi, non so se è una bella cosa, però a settembre, questo arte per arte, no? A settembre sono state dedicate poesie, canzoni. Vero. Settembre di Peppino Gagliardi, September Morn di Neil Diamond, tanta roba. Quante ne posso dire? Settembre di Alberto Fortis, cioè è un mese importante. Eh sì. Quindi. La chiusura dell'estate, diciamo, no? È l'apertura dell'autunno. September in the rain, quante ne vuoi? September more. Quella l'ho citata prima, vedi? Vabbè, a sto punto ci dovete venire a trovare, sennò poi venimo a cercare. Si tratta della conferma del carattere della squadra di Laboratorio H, composta da autori, dalle storie, dai cui curriculum diversi, pronti a confrontarsi con il grande pubblico in ragione della scelta di vedere sempre più consolidate le proprie posizioni nel gradimento di molti. Una collettiva che va letta nel senso antico del termine, quando era proprio la varietà delle opere, di tutte le opere, a farla da protagonista, senza togliere a ciascun artista lo spazio ed il merito conquistato.